ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi nuova location perché niente, ho finito di girare un video make up, quindi sono rimasta qui a chiacchierare un po' con voi. Allora, oggi nuovo video, oggi parliamo del mio mondo bio. Allora, ultimamente vi ho detto che sono passata al bio, non totalmente, ma ho acquistato un po' di prodottini bio perché io ho il problema dell'acne, nonostante abbia 36 anni, e niente, quindi ho deciso di passare al bio. Ho comprato qualcosina per vedere se riuscivo a risolvere, devo dire che forse ci siamo riusciti, diciamo che forse abbiamo preso la strada giusta. Allora, io ho fatto shopping su Amazon. Su Amazon perché c'è una bioprofumeria qui a Frosinone che si trova in via Aldo Moro, però non sempre è fornita. E quindi io, diciamo, soprattutto perché ho difficoltà con i colori, anche per il fondotinta e tutto quanto, allora ho deciso di andare su Amazon. Ho detto sicuro, troviamo tutto ciò che mi serve. Poi ti arriva a casa in 2 giorni, quello che non trovi in bioprofumeria lo trovi lì, e quindi la cosa è molto comoda. Allora, partiamo subito. Io ho preso una base viso e una base occhi della Puro Bio. Allora, posso dirvi che a primo acchito questa sembrava il grasso di balena, perché era molto, non lo so se era grassoso o era secco, ma è durissimo. Invece lo si riscalda tra le mani e lui poi scivola giù. Allora, è un primer opacizzante per pelli grasse e miste, perché ho una pelle grassa e mista, e devo dire la verità, diciamo, il prodottino vale. Ha una texture diversa per esempio da quello della Neve. Questo è quello della Neve, sempre un bio primer, sempre per pelle grassa. Questo è leggermente colorato, questo invece è incolore. Io questa mattina ho messo questo della Neve, e entrambi fanno sì che non tanto il diciamo, fondotinta duri, perché io comunque riesco a farlo durare tutto il giorno, ma evitano che mi si fanno quelle lineette con il fondotinta dentro, oppure per esempio evitano che io diventi lucida e quindi poi si abbia quel brutto effetto lucido con il fondotinta tutto sparso a destra e a manca. Poi la cosa che invece mi è piaciuta proprio tanto della Puro Bio è il primer. Primer occhi è buonissimo, fa risaltare anche i colori più chiari. Quindi io che sono un tipo che si trucca sempre con i colori nude, comunque mette solo un po' di ombretto luminoso e tanto mascara, perché amo colorare le labbra, questo è perfetto, quindi fa risaltare anche i colori più chiari. Poi ho preso sempre della Puro Bio correttore. Questo qua è Sublime Con Clear, correttore fluido il numero 3, è buono. Poi quello che ha di buono è che ha questo pennellino, si vede? Sì, facciamolo così sul nero, ecco qua, si vede, e fa sì che tu non debba sporcarti le mani, ma lo puoi stendere tranquillamente con il pennellino solamente, e copre, ha una buona coprenza, e quindi diciamo per fare una base viso va più che bene. Poi altro prodottino della Puro Bio che ho acquistato, no, questa è della Benefit, è questa matita labbra di un bel color borgogna, perché io amo i colori scuri, ed è bellissima, buonissima e soprattutto morbidissima. Cioè la potete usare anche come rossetto tranquillamente, fate il contorno labbra, quindi riempite, e lei, essendo molto morbida, ha questa texture molto cremosa, riesce comunque a darvi un buon comfort sulle labbra. Poi ho preso 2 matite della Neve Cosmetics. Allora, una sono entrambe pastello, una è orchidea e un'altra è cappuccino. Devo dire la verità, tra tutti e due quella che mi piace di più è orchidea, ma non per la texture, perché entrambe sono morbide, quindi entrambe hanno questo effetto doppio, matita rossetto. Per una questione di colorazione io amo orchidea, cappuccino mi è un po' spento come colore, però è perfetto.
poi della Benecos, questa però non l'ho comprata, mi è stata inviata. Ho questa matita, una matita blu che io non uso tanto perché io non amo molto, diciamo, le matite colorate. Però devo dire la verità, per essere una matita e per essere colorata scrive bene, ha una buona, cioè rilascia un buon colore, quindi si vede molto bene. Poi in estate io la utilizzo un po' di più rispetto all'inverno, quindi diciamo che il mio passaggio al mondo beauty è stato buono, ossia diciamo che io sono un po' particolare, ho comunque un viso e un colorito e dei problemi di viso, quindi diciamo sono sempre un po' restia con i colori, con la texture, ho sempre un po' di problemi, diciamo che pure che il Puro Bio e tutte, diciamo, queste case bio hanno superato il mio test, il che non è male. Allora ragazzi, spero che questo mini video, come sempre sto cercando di fare video più brevi perché molti di voi si sono lamentati che erano troppo lunghi, e quindi siamo arrivati a 6 minuti. Sono stata molto molto brava oggi, sono stata bravissima. Spero che questo video vi sia piaciuto, che quello che ho acquistato ovviamente vi sia piaciuto. Vi mando un bacio, se avete richieste lasciatemele in box, e alla prossima, ciao ragazzi!